Ciao a tutti, rifiutare fa innamorare. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Allora, cosa vuol dire che rifiutare fa innamorare? Perché normalmente si crede esattamente il contrario. Allora, intanto diciamo questo, che se la relazione funziona, va tutto bene, l'approccio funziona, non c'è bisogno di fare nulla. Se invece si verificano situazioni per cui c'è qualcosa che non va, ci sono situazioni che non funzionano tanto, oppure la persona ti rifiuta, allora può essere utile utilizzare il rifiuto, perché il rifiuto non totale, ma un rifiuto intelligente, diciamo così, fa comunque innamorare, perché se fai riferimento alla tua vita, vedrai che quando una persona ha potenziale nei tuoi confronti, se non si manifesta subito disponibile, se in qualche modo ti rifiuta, ma non del tutto, metti in atto una seduzione, metti in atto una strategia di seduzione e ti coinvolge, il suo potenziale aumenta. È ovvio che se una persona ti rifiuta totalmente, non è detto che tu ti disinnamori, magari ti innamori ancora di più, però poi per orgoglio, per logica, insomma, perché la vita va avanti, metti davanti dei meccanismi di difesa, costruisci dei meccanismi di difesa e cosa fai? Fai sì che, diciamo, cortocircuiti questa persona, cioè ti sganci. Però questo non è detto che succeda sempre, a meno che non ci sia un rifiuto totale. Allora, analizziamo i vari casi. Supponiamo che la persona ti rifiuta, cioè tu fai una proposta, fai un avance, hai mandato, che ne so, dei messaggi romantici e la persona ti rifiuta, non si fa viva, insomma, non gratifica questa tua esigenza. Allora, tu quello che puoi fare è semplicemente non fare nulla, evitare di cercarla, o evitare di cercarlo, evitare di manifestare ancora il tuo interesse, se vogliamo, evitare di manifestare ancora la tua, come dire, gratificazione. E allora scatta un meccanismo interessante, nasce il dubbio, perché invece quello che si fa normalmente è fare il contrario, no? Una persona ti rifiuta, se tu sei interessato continua a cercarla, e in questo modo otterrai solo un risultato, di essere rifiutato ancora di più, perché darai certezze. Darei la certezza di essere innamorato, darei la certezza di essere innamorata. E questo, e questa certezza uccide, tra virgolette. Questa certezza, più che uccide, questa certezza uccide la seduzione. È il bacio della morte della seduzione, è il bacio della morte dell'innamoramento. Se invece tu non cerchi, se invece tu sparisci, verrà il dubbio, ma perché fa questo? Ma forse io credevo che fosse coinvolto o fosse coinvolta e invece non lo era. E allora il tarlo del dubbio scatta e questa persona sentirà l'esigenza dopo un po' di tempo, non so quanto, dopo un po' di tempo, di mandare, fare un test, mandare dei segnali, mandare dei messaggi, fare qualcosa per ottenere, diciamo, dei risultati. Quali risultati? Ottenere il risultato di vedere se tu sei ancora coinvolto o meno. E quindi tu non devi cascare in questi test, devi accuratamente guardarti dal cascare in questi test. Quindi non devi dare subito gratificazione. A quel punto lì devi rispondere con messaggi un po' freddi, messaggi un po' distaccati, con qualche immagine di quelle lì che girano su internet, banali, insomma, qualche frase, ma investimento zero, perché lei o lui deve essere spinto a fare ulteriori investimenti. Più una persona investe su di te, più si coinvolge. L'investimento affettivo è la vera chiave dell'innamoramento, l'investimento affettivo è quello che fa innamorare. Quindi tu devi utilizzare queste strategie proprio per far innamorare. Questa strategia del rifiuto. Lo stesso discorso appunto vale quando una persona è complementare in modo scarso nei tuoi confronti. Sì, magari qualche uscita, magari qualche cosa,
però nulla di più, ti dice ma sì, rimaniamo amici, eccetera, così, insomma. Allora lì devi fare un pelo di love bombing, un pelo, magari mandare l'ultimo messaggio, che ne so, i tuoi occhi, il cielo azzurro come i tuoi occhi illuminati dalla stella del mattino, per dire, qualche messaggio così, strappalacrime, e poi sparisci. In modo tale che anche qua l'altra persona vive un distacco, vive un rifiuto. E questo, diciamo, è interessante perché nel gioco, diciamo così, della seduzione, è molto utile. Ovviamente non deve avere fretta e quindi non deve essere l'unica fonte di appagamento questa persona. Cioè, è meglio differenziare su tante fonti di appagamento in modo tale che, diciamo, non hai l'urgenza di fare tutto questo. È interessante il film Le relazioni pericolose perché fa capire bene come funzionano queste cose, insomma. C'è cioè, il Visconte di Valmont quando doveva sedurre la contessina, non è che sta lì e guarda solo la contessina, no, nel frattempo fa altre cose, insomma. Questa è la tattica da utilizzare. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!